Achille Lauro ancora protagonista del Festival di Sanremo. Anche nell'ultima sera il cantante è al centro delle polemiche. Al termine dell'esibizione infatti ha mostrato alla telecamera il petto sanguinante, infilzato da rose rosse. Per tutta la settimana il cantante, non più in gara come è accaduto nel 2019 e nel 2020 bensì nel cast fisso della kermesse musicale, ha fatto parlare di sé. Nella prima serata è presentato sul palco dell'Ariston con parrucca blu, piume e una tutina di paillettes. Il trentenne ha recitato una lettera intensa sull'umanità e ha poi cantato il brano Solo noi. Al termine della performance Achille ha pianto lacrime di sangue, lasciando tutti senza parole. Lacrime che non sono casuali ma che hanno un significato ben preciso. Si era poi scoperto che le lacrime di sangue di Achille Lauro sono un riferimento alla Madonnina di Civitavecchia. Una statua che nel 1995 avrebbe stillato lacrime di sangue per ben 14 volte. Continua dopo la foto. In quell'occasione Monsignor Grillo aveva dichiarato che il significato delle lacrime insanguinate della Madonna a Civitavecchia era riconducibile a un invito alla conversione e alla penitenza, nonché a un richiamo per i gravi disordini morali esistenti. Insomma, nel caso di Achille Lauro le lacrime di sangue sono un invito a smetterla di aver pregiudizi nei confronti di chi è diverso da noi. Continua dopo la foto. Nel suo lungo monologo il trapper romano parlava di ferite e preconcetti. Ma anche di corpi nudi che si stringono e desideri. Nella lunga lettera, condivisa poi su Instagram, Achille Lauro ha ribadito, sessualmente tutto, genericamente niente. Quello di Lauro è stato un viaggio nei generi musicali e ha celebrato icone del passato che hanno fatto la storia, a proprio modo. Continua dopo la foto, Load Position Intext, una spettatrice della finale del Festival di ha contestato le esibizioni di Achille Lauro. Sui social una telespettatrice ha scritto: questi sono cantanti. Tutti elogiate quel buffone di Achille Lauro. Mara Venier ha difeso Achille Lauro ed è sbottata non appena ha visto questo commento, guarda Sanremo e non rompere le palle a noi grazie. Leggi anche. Ti potrebbe interessare.